Buongiorno dall'informazione di News TV. In apertura subito la cronaca. C'è un pirata della strada in fuga da martedì scorso dopo aver travolto due donne in bicicletta a Renasta. Tutto è successo in un attimo. Erano circa le 17 appunto di martedì scorso quando un furgone passa veloce e travolge due donne in bicicletta che percorrono via di Renasta, poco distante il cimitero. Le donne cadono a terra, il furgone scappa. Sul posto il 118 che soccorre le ferite e le trasporta a Cona con traumi di media gravità. Il resto è cronaca di un pomeriggio dove due donne, probabilmente dopo essere state a fare visita ai loro cari al cimitero, vengono travolte da un pirata che non si è degnato neppure di fermarsi a soccorrerle. Ora sul grave incidente stanno indagando i carabinieri ed è caccia al pirata che era alla guida di un furgone presumibilmente di colore verde. Passiamo alla pagina politica. L'ultimo consiglio comunale è stato un consiglio comunale piuttosto caldo, un consiglio animato con l'ex sindaco Lodi che dopo un acceso confronto verbale con il presidente del consiglio sul regolamento è uscito dall'aula. Vediamo di ricostruire tutto col servizio. Da anni non si assisteva a una seduta del Consiglio Comunale di Cento così accesa come quella che si è svolta nella serata di martedì scorso. Il tutto si è sviluppato durante la discussione dell'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, con il quale si intendeva impegnare la Giunta ad utilizzare il rimborso dell'IMU non riscossa per edifici inagibili concessa dal governo, pari a 3,2 milioni di euro per la realizzazione della scuola primaria di Renazzo. L'ex sindaco Lodi ha sostenuto la proposta, sottolineando come del progetto dell'amministrazione comunale di aderire al fondo Invimit, che permetterebbe di impiegare dei contributi pubblici per la modernizzazione dell'edilizia scolastica messi a disposizione dal MIUR, non vi sia più notizia, ponendo il rischio che la frazione rimanga senza un istituto di cui ha estremo bisogno per fronteggiare la necessità di spazi che attualmente il vecchio istituto non può più soddisfare. Il sindaco Toselli ha replicato sostenendo che il 22 novembre prossimo verrà spiegato il progetto di cui è capofila il comune di Castel San Pietro Terme e sarà presente l'assessore del comune bolognese Anna Rita Muzzarelli per spiegarlo alle commissioni bilancio e scuola. Poi in un incontro con i genitori. Il primo cittadino ha infine sottolineato come i soldi IMU siano già stati destinati ad altre opere. La discussione si è infiammata tra il presidente del Consiglio Matteo Veronesi e Piero Lodi, con quest'ultimo che chiedeva di aver diritto di replica ai successivi interventi della Giunta. Veronesi ha riferito che l'amministrazione avrebbe raccolto le domande dei consiglieri e risposto al termine. Il capogruppo del PD ha dimostrato tutto il suo disappunto per questo modus operandi. Capogruppo Lodi deve avviarsi a conclusione. Però qualcuno dovrà spiegare come funzionano le cose, visto che il sindaco non le ha spiegate. Il sindaco replica e spiegherà tutto. No, no, allora Deve capogruppo, qui poniamo una questione procedurale. Bisognerà che la giunta impari che deve intervenire quando è previsto che la giunta intervenga. Cioè, prima del primo giro o prima del secondo giro, non che interveniamo quando nessuno può più parlare. Allora la invito a fare il presidente. Allora, sono state poste delle domande, il sindaco ha preso punti e dopo risponde alle domande che sono state Dopo poste. quando, che io ho già finito i miei giri? Allora, conclude il suo intervento. No, no, no! Lei deve concludere il suo intervento. Rinuncio al mio intervento e intervengo dopo che ha parlato la giunta, ma stiamo scherzando No, davvero? assolutamente no. Lei ha ancora un minuto di tempo, si prenda il suo tempo e Guarda, conclude in questo l'intervento. minuto di tempo io lo passo in silenzio e quando è finito questo minuto di tempo mi riservo di intervenire quando la giunta avrà fatto quello che è chiamata a fare, cioè rispondere dopo il primo giro. Lei ha ancora 30 secondi di tempo. Quando la giunta è intervenuta, le rimane il tempo per fare la dichiarazione di voto. Presidente, Lì si si può prendere. vergogni! No, lei si Si vergogna. vergogni! Si vergogna, a me non me lo dice. No, no, glielo ho già detto, glielo ridico. Si vergogni! Lei non parla più, il suo intervento è terminato. Può Perché spegnere il ho ancora un microfono. minuto di tempo. Lei E non mi quindi? offende, lei non mi offende più. Io non No, mi so. io le do un consiglio. Lei o rispetta il regolamento o Io lo sto trova qualcuno a rispettando. presiedere che sia in grado di rispettare il regolamento. Io glielo ho già detto tante volte in questi 16 mesi. Io sono stanco che facciate il giochino, che fate finire gli interventi e poi il sindaco parla quando nessuno può più replicare. Io non sto facendo nessun giochino. Ah no, Lei, l'ha appena sentito dire dalle sue stesse parole. dopo ha la dichiarazione di No, io voto. voglio un Lei ha la intervento. dichiarazione di voto e non è la prima volta che dà Io la me ne dichiarazione di vado. voto. Se ne vada. Se ne vada. No, non si applaude. Non si applaude. Se il capogruppo Lodi se ne vuole andare, ha diritto di andarsene. Chiedo se ci sono altre repliche. Io non ho mai mancato di rispetto a nessuno.
Un episodio, come abbiamo appena visto e sentito nelle immagini, che ha fatto discutere e che dimostra come siano tesi i rapporti tra giunta in carica e l'ex primo cittadino e che, una volta di più, ha evidenziato come il tema scuola sia per l'amministrazione comunale un nervo piuttosto scoperto. Durante la seduta consiliare, tra l'altro, erano presenti molte rappresentanze dei comprensivi centesi che con la loro presenza silenziosa hanno voluto significare la grande preoccupazione che c'è nel mondo della scuola dopo l'annuncio congiunto della riorganizzazione dei comprensivi dalle amministrazioni di Cento e Terre del Reno. E parliamo adesso degli attesissimi corsi dell'Università Aperta di Cento. Sono ben 26 corsi previsti, molto attesi. Il primo partirà il 13 di novembre e le iscrizioni sono già aperte presso la biglietteria della Panduera, oppure per i più tecnologici sul sito si può effettuare l'iscrizione online. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, vediamo il servizio. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione dei corsi UAC per l'anno 2017-2018. Innanzitutto un saluto dalla Fondazione del Teatro Borgatti, che ha organizzato appunto questi corsi. Qui presente abbiamo la Presidente Milena Cariani, che saluto, e qui a fianco a me abbiamo Isabella Benazzi e Ugo Terzi. Io sono Simona Andalini, Vicepresidente. Due parole, poi ovviamente lasciamo la presentazione dei corsi ai vari relatori, credo che siate principalmente interessati a questo. Alcune novità: abbiamo voluto quest'anno, come appunto nuovo CDA della Fondazione e organizzatore dei corsi, appunto presentare alcune novità, ma anche riproporre qualcosa che è stato fatto appunto negli anni precedenti e che ha riscosso moltissimo successo. Quindi, come iscritti ovviamente abbiamo accettato il fatto di proseguire questi corsi, e ovviamente parlo di corsi di lingua e corsi di teatro, ma come vi dicevo anche ulteriori novità. Abbiamo appunto ritenuto che anche appunto il benessere potesse essere un'area di estremo interesse per i nostri cittadini, per l'essere appunto umano, e quindi con tutto quello che può appunto portare al miglioramento di noi stessi e alla cura della nostra persona. Poi un tema che appunto è stato richiesto di grande interesse sulla gastronomia e l'alimentazione, e poi temi invece legati un pochino più all'arte, quindi comunque alla musica, al teatro e alle arti visive, e sempre diciamo dagli anni precedenti anche la filosofia. Quindi io direi che spero, ci auguriamo insomma che queste nuove proposte possano essere da voi gradite. Abbiamo instaurato un bellissimo rapporto con dei collaboratori, con dei professionisti e con delle attività del territorio, perché crediamo che siano risorse molto preziose da poter appunto col quale appunto poter proseguire un rapporto che appunto inizierà quest'anno e ci auguriamo possa proseguire anche negli anni a venire, e quindi professionisti del nostro territorio, del nostro Cento. Se qualcuno ti contatta dicendoti che un tuo familiare è nei guai e ti chiede soldi per risolvere il problema, attento, è quasi di certo un truffatore. Ti dirà di essere un avvocato o un agente in borghese. Non avere timore, tu chiama subito i carabinieri, quelli veri. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Sei in auto, senti un tonfo secco. Qualcuno dice che l'hai tamponato, oppure un pedone dice che l'hai investito e ti chiede soldi come risarcimento. Attento, è una delle truffe più comuni. Non aver timore, in questi casi chiama i carabinieri. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Se alla tua porta suona qualcuno e ti mostra strani tesserini o documenti chiedendoti d'entrare, non farlo entrare. Anzi, non aver timore e chiama i carabinieri. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Bene, siamo in chiusura. Grazie a tutti voi della cortese attenzione. Vi ricordo che noi torneremo puntuali comunque domani, sempre alle ore 13, in diretta qui da Cento. Tutte le altre notizie le potete trovare sulla nostra testata di riferimento, giornale online areacentese.com. Nel caso ci fossero notizie dell'ultima ora, noi irromperemo comunque in diretta Facebook. Quindi
restate sempre collegati con noi attraverso le nostre pagine Facebook, Twitter e quant'altro, sempre a vostra disposizione anche un numero di WhatsApp per mettervi in contatto con la nostra redazione. È davvero tutto, grazie a tutti voi, buona giornata, a domani.